Amici ed amiche di YouTube, un caro saluto a tutti e bentornati a questo nostro nuovo appuntamento con la serie Trader Life Simulator 2. Come sempre ringrazio gli sviluppatori per la key e ovviamente ringrazio tutti quanti voi che vi iscrivete ai miei canali social, che vi iscrivete a questo canale e naturalmente a tutti quanti voi che lasciate un bel like a questo video. E se non l'avete ancora fatto, naturalmente, come sempre, vi invito a farlo. E come sempre, campanellina, vi ricordo e vi consiglio di visitare il sito www.ipianibio.it se volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%. E naturalmente nella descrizione trovate anche il link per seguire i miei canali social e un link che vi permette di acquistare questo ed altri giochi scontati multipiattaforma. Approfitto anche per augurarvi buon sabato, naturalmente buon fine settimana. Ringrazio naturalmente l'amico Moreno che passa sempre a salutarmi e che in questo momento sicuramente gli staranno fischiando le orecchie. Ovviamente saluto e ringrazio tutti quanti voi che state aumentando di numero e mi state seguendo questo canale. Se vi siete persi l'episodio precedente, naturalmente trovate la playlist dedicata a Trader Life Simulator 2. Oltre naturalmente nella schermata finale trovate anche l'ultimo video che ho caricato. Allora ragazzi, intanto andiamo ad aprire il negozio. Nell'episodio precedente abbiamo trattato quella che è la routine di Giginiello, il nostro bottegaio di fiducia. Cioè la prima cosa che si fa al mattino prima di... Anzi, in realtà questa cosa andrebbe fatta di sera e praticamente sarebbe quella di fare le provviste quando, diciamo così, è sera, proprio per evitare che quando arriva la clientela ci sia la calca. Quindi abbiamo portato a termine la prima parte nell'episodio precedente. Quindi oggi faremo due acquisti, ovvero intanto continueremo la seconda parte dell'assortimento del negozio, ma soprattutto ragazzuoli, oggi acquistiamo il banco del pane, l'espositore del pane. Quindi andiamo dal nostro panettiere. Allora, rimettiamo un attimo, vediamo un attimino quando ci abbiamo a disposizione. Allora, il banco costa $400, quindi ce li abbiamo, ok. Poi ovviamente dobbiamo fare rifornimento da Jabber, dobbiamo andare a recuperare tutta la merce che ci manca. Allora, il banco del pane naturalmente l'abbiamo pagato $400. Mettiamo l'ad così lo vediamo. Quindi abbiamo speso $400 per acquistare il banco del pane. Però visto che ci troviamo, mi stavo dimenticando di acquistare un po' di pane, ovviamente. Quindi vediamo un po'. Allora, questo quanto costa? 24 lo prendiamo. Questo lo prendiamo. Per il momento non possiamo acquistare la torta, ma naturalmente nei prossimi episodi andremo avanti con l'aggiornamento del nostro esercizio commerciale. Eccoci qua. Vi auguro naturalmente di aver passato una buona settimana e fatemi sapere nel commento se questa
se questa serie vi sta piacendo, se devo continuare e soprattutto se volete darmi qualche consiglio su come portarla avanti. Eccola qua. Allora, dove ci vogliamo mettere? Dunque. Cerchiamo di metterla allineata. Banco del pane. Ecco qua. Quindi fatemi sapere se questa serie vi sta piacendo. Come sempre, se volete darmi suggerimenti, fatelo, mi raccomando, in maniera educata e tranquilla. Ecco qua, ci siamo quasi, ragazzi. Ci vediamo da Jabber. Dai, Jabber, where's your top? Buongiorno. Eccoci qua, Jabber, buongiorno a te, caro. Vedi, si è fatto questo bel taglio di capelli. Zio Tap, sei bello freschetto. Bravo, Jabber. Senti, io faccio un po' di spesa. Fai pure, zio Tap, fai come se fosse caso. Grazie a stai, Jabber. Allora, ragazzi, iniziamo a prendere questa e questa, la carta che ci serve. Che serve ovviamente per pulire il chiappettozzo. Mi dissocio, come direbbe il grande Morino, che saluto naturalmente e vi invito ad iscrivervi al suo canale e oltre naturalmente ad andare a guardare i suoi video che sono divertentissimi, oltre ad essere una bravissima persona. Allora, intanto diamo un'occhiatina e vediamo cosa manca. Allora, cheese milled Kanner Korn Ice Cream. Allora, ice cream mi sa che non è cosa, perché non abbiamo ancora il banco frigo. Cheese milled, però dobbiamo prendere gli snack che sono quasi terminati. Allora, intanto, però, prendiamo. Ah, sì, manca l'acqua. Insomma, ragazzi, in questo episodio probabilmente sarà un po' più lungo del solito. E ovviamente dobbiamo rifornire il negozio da zero. Quindi c'è da fare un po' di cose. Quindi molto probabilmente dovremmo ritornare un'altra volta da Jaber. Mi raccomando, investite sul reparto di frutta e verdure, perché è uno di quei reparti che ovviamente vi permetterà di recuperare tante spese, alcuni tipi di merci, di frutta e verdure sono piuttosto costose da acquistare, però ovviamente queste vi permetteranno di recuperare il denaro. Eccoci al negozio, ragazzi, abbiamo fatto presto. And so, hi everyone, welcome to this video. Have a great Saturday. And I want to say thank you so much to DNA developers that gave to me the key. And don't forget to like the video. Please leave a comment down below. Don't forget to follow my social media channels. Thank you so much. Mi auguro naturalmente che abbiate passato una splendida settimana e soprattutto vi siate, come dire, anche un po' divertiti. Quindi naturalmente buon fine settimana ancora una volta. Allora, questi vi ricordo che se li appoggiamo a terra i pacchi non vengono venduti. Quindi per il momento questo appoggiamo qua. Continuiamo il riassortimento. Allora, sì, queste per esempio non ci stanno. Mettiamo tutto qua sotto. La roba per il puppuccios. Come si fa a mettere? Allora, poggiamo qua. Capito. Vi ricordo che tutto ciò che appoggiate a terra non viene venduto, quindi dovete per forza di cose. Vi dovete assolutamente
posizionarli su qualsiasi ripiano. Allora ragazzi, ho tagliato un attimino perché intanto poi i gesti, insomma, si ripetono, sono piuttosto ripetitivi, e quindi ho fatto questo breve taglietto. Allora, mi raccomando, non fate mancare le patatozze, le patataine, soprattutto quella a gusto di Chipotle, che mi pare che nel gioco non c'è, non ci sono. Le patatine alla paprika, qualcosina, potato chips, yeah. Ah, ma queste sono altre. Hai capito, queste non le ho mai acquistate. Mi auguro che questi episodi vi stiano piacendo, naturalmente, e per quanto riguarda come incrementare e guadagnare subito, diciamo, lo trovate, come ho anticipato prima, nel primo episodio, quindi mi raccomando, andate a spulciarlo. Allora, andiamo facciamo un attimo questo, poi dobbiamo fare un altro saltino da Jabber perché dobbiamo recuperare altre cose. Allora, qua ci mancano un bel po' di cosucce. Ci vediamo da Jabber, ragazzuoli. Jabber, poi zio Top, sei tornato? Sì, Jabber, devo prendere altre cose. Va bene, zio Top, fai con gomma. Spendi. Jabber. Allora, diamo un'occhiatina. Ah, intanto prendiamo spazzolini. Ora vediamo cosa manca. Allora, canned corn, ok. Salad dressing dovrebbe essere. Toilet cleaner, questo ci sta. Detergente. Ah, manca l'olio. Manca questo. Mancano i spugnetti, manca tutto, ragazzi. Dobbiamo portare ancora un sacco di cose. Ragazzi, non so voi, ma io mi sono girato un sacco di volte. Mi sono praticamente fatto come la giostra. Fatto giro tondo. E quindi fatta una bella, un paio di volte mi sono girato, mi sono quasi ribaltato. Allora ragazzi, intanto approfitto ancora una volta per campanellina. Vi ricordo che se volete acquistare il vero cibo biologico italiano, vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it se volete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, che non fanno uso di pesticidi né di agenti chimici. E saluto ovviamente, come faccio sempre, il mitico Giglio e tutta la famiglia di Piani Bio. Mi raccomando, cercateli anche su Facebook ed Instagram e soprattutto acquistate con grande fiducia. Soft cleaner. Allora ragazzuoli, io direi che siamo quasi giunti al termine. Poi off camera mi sistemerò un pochettino, anzi nel frattempo lo facciamo, dai. Allora, berry cookie, mettiamo i biscottini, mettiamo tutti da una parte, li mettiamo qua sotto. Ovviamente mi sa che abbiamo bisogno di un'altra scaffalatura. Quindi, riepilogando, quando avviate l'attività, mi raccomando, cercate di essere oculati, nel senso
molto precisi su queste cose, perché diciamo che il gioco può sembrare l'apparenza essere ripetitivo, ma vi assicuro che per raggiungere e sbloccare il livello superiore che ci permetterà poi di acquistare materiali elettronica, tutte altre cose, insomma la mobilia, è veramente complicato, quindi non sottovalutate. Poi, come detto all'inizio, come detto nell'episodio precedente, bisogna ragionare proprio come un imprenditore del settore del commercio, e quindi bisogna cercare di poi investire nel migliore dei modi e soprattutto cercare di entrare nei panni di un imprenditore di commercio. Quindi prestate, come dire, le dovute attenzioni. Cercate anche voi, fatemi sapere se avete un'altra strategia, o meglio, se conoscete un altro metodo per poter guadagnare altrettanto rapidamente. Fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente vi invito anche a lasciare un bel like al video se vi è piaciuto. E noi ci becchiamo sabato prossimo. Vi ringrazio naturalmente, vi ringrazio ancora della vostra partecipazione. Togliamo l'ad, che così facciamo anche lo screenshot. Facciamo lo screenshot. Ecco qua, facciamo così. Mettiamo il banco del pane. Ecco qua. Perfetto. Allora, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. Vi ricordo che se volete acquistare giochi scontati, se volete acquistare il vero cibo biologico italiano, campanellina, visitate il sito www.ipianibio.it. Mi raccomando, visitate il sito internet e acquistate con grande fiducia. E quindi grazie mille a tutti, grazie a Moreno, grazie a Test and Review, grazie mille a tutti, thank you so much, e state buoni.